buongiorno, che bella giornatina di me. Comunque piove, tempaccio, non mi intristisce. Però ci sono le novità di quelle che non ci fanno mai annoiare. Google, YouTube diventano e-commerce con la collaborazione di Shopify. Ma che ci voleva? Comunque sta di fatto che stanno investendo per trasformare la piattaforma. Cioè, tutti vogliono riuscire a gestire totalmente la transazione all'interno della piattaforma. C'è questa collaborazione con Shopify, tutto da leggere, da capire. Una cosa molto curiosa, ovviamente non avverrà, credo, nell'arco 5 minuti. Mi sembra aver capito, partiranno da dei profili un po' particolari, però insomma, sono cose molto interessanti da comprendere. Fra l'altro è bene ricordare che il 55% dei consumatori guarda un video per decidere cosa comprerà, quindi è importantissimo. SEO tecnica vuol essere SEO semantica. Se ne parla un sacco di tempo, beh, qualcosa che ci fa riflettere su ciò è sicuramente interessante. Una non esclude l'altra, ma anzi, sono entrambe molto importanti. 8 maggiori aggiornamenti dell'algoritmo di Google spiegati, questo fa sempre bene rileggerli. Facebook non procede con la riduzione dell'attribuzione da 28 giorni a 7 giorni, perché la comunità si è impuntata e loro hanno ascoltato. Ma questa cosa sembra incredibile, era stata una delle grandi novità della settimana scorsa. Poi, Google Ads, vediamo un po', mi sono perso. Google Ads, visita il negozio di Luca Lentino. Allora, Luca mi ha chiamato, mi ha fatto vedere questa roba, è una cosa incredibile. Da una parte, io sono duro come un piccone, perché tutti i giorni aprirò 100 volte i segmenti, no, su Google Ads, e non mi ero mai accorto che potevo filtrare fra utenti nuovi, fra conversioni nuove e conversioni ricorrenti anche sulle visite al negozio. Poi effettivamente anche su ciò c'era un po' di domande legate al modello di attribuzione, è stato il primo click, l'ultimo click, la finestra di conversione, tutte le impostazioni delle visite al negozio. Beh, Luca ha fatto una serie di domande a Google e ha delle risposte e delle riflessioni molto interessanti, sicuramente da leggere. Poi, Google MP e SEO, vantaggi, svantaggi, insomma, facciamo il punto di questa tecnologia che c'è da un sacco, tanto usata in altri casi, mai usata in altri. Boh, vediamo un po'. Come rimuovere PDF da Google? Succede spesso che interpreti si posizioni un PDF o ce lo trovi già posizionato, e quella è quella specie di via traversa per cui la gente tenta sul sito, un lo sai, un lo tracci, un casino. Come fare? Leggere. Poi, Facebook aggiorna la sua policy e vieta i post che negano l'olocausto. Bravi. Punto. Ora, sicuramente c'è tante cose di cui dibattere, ma fanno bene, non si poteva, certe cose no, a tutto c'è un limite. Apple lancia l'iPhone 12, ma che ci avrà, che caratteristiche c'ha? Andiamo a vedere. Google Ads, usare le campagne Discovery, che sono delle campagne molto interessanti, quindi se non le avete ancora provate, provatele, come forma di remarketing. Una guida di Elian Toldi, secondo me è sicuramente interessante. Poi, un video bellissimo di Francesco Margherita sui Canonical, che io l'ho dovuto ascoltare 4 volte per riuscire a assimilarlo bene. Guardatelo, perché insomma, se vi interessa il tema Canonical, la loro errata, l'eventuale gestione, qui si fa alcuni riferimenti interessanti. Shortcuts per Facebook Ads, un po' di tic-tic-tic-tic, le cosine che piace così, può fare molto utile. Google Ads, la guida aggiornata alla lead generation fatta da Google, quindi è una cosa interessante vedere che cosa è cambiato. Altre cose curiose. La probabilità di avere forme gravi di Covid-19 deriva da alcuni geni, cioè quindi averla più grave, è probabile che, mi sono spiegato male, leggete l'articolo si fa meglio, da alcuni geni che abbiamo ereditato da Neanderthal, perché i Neanderthal non è che sono i nostri predecessori, abbiamo convissuto e nell'arco della storia ci siamo ci siamo rincrociati diverse volte in momenti diversi. E poi, come i dinosauri muovevano vercini corti? Uno studio abbastanza ganzo per capire come non i dinosauri, i teropodi, quindi quelli bipedi, tirandosauro e velociraptor, come muovevano il braccino? Vabbè, finita lì. Buona giornata a tutti in questa giornata piovosa e triste. Ciao.